Salve a tutti amici, benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Anche oggi facciamo un bel primo veloce e sfizioso con questi ingredienti: 160 g di mezze maniche, una scatoletta di sardine sott'olio che ho scolato e privato della lisca, una decina di capperi, 300 g di pomodorini ciliegino, una decina di foglie di basilico, mezzo litro d'acqua calda, qui ci ho già messo un paio di foglie di basilico, mezzo bicchiere di vino bianco, sale, pepe, olio e il nostro magic cooker. Procediamo! Mettiamo l'olio nella pentola e facciamolo scaldare un pochino. Quindi copro subito con magic cooker. Allora, qui ho già tritato 80 g di cipolla, ci metto un paio di foglioline di basilico e ci trito insieme anche i capperi. Ecco qua. L'olio sarà caldo, scopro un attimo ed aggiungo il tutto in padella. Metto un goccino d'acqua così la cipolla non si brucia. Fiamma media, ricopro con magic cooker, faccio appassire la cipolla per 2 minuti. Bene, primi 2 minuti passati, aggiungo le sardine e aggiungo il mezzo bicchiere di vino bianco. Ricopro col nostro magic cooker, rimetto la fiamma al massimo e faccio partire 1 minuto di tempo. Minutino passato, fermo il tempo, scopro nuovamente ed aggiungo i pomodorini interi. Aggiungo direttamente la pasta, l'acqua calda e una presa scarsa di sale. Un po' di pepe. Ricopro con il nostro magic cooker, faccio partire 8 minuti di tempo. Primo minuto a fiamma al massimo e i successivi 7 metto a fiamma media. Ecco qua, 8 minuti passati, stavo tritando un po' di basilico. Allora vado a scoprire, do una girata, aggiungo una spolverata di basilico tritato, ricopro con il nostro magic cooker e faccio cuocere per gli ultimi 2 minuti a fiamma media. 2 minuti passati, andiamo a vedere. Siamo pronti. Allora, spengo la fiamma intanto. Se volete, con pazienza, con una pinzetta vi levate un po' di buccette che trovate qui in padella. Possiamo quindi ricoprire con magic cooker, come al solito. Ci spostiamo qui sul tavolo e lasciamo riposare il tutto per 1 minuto. Ecco qui, minutino passato, scopro. Che buon profumo. Do una girata. E andiamo a metterlo subito nel piatto. Ancora un po' di basilico fresco. Al solito una piccola guarnizione, spolveratina di pepe ed ecco pronta la mia idea di primo piatto di oggi, di questa semplice pasta con una scatoletta di sardine e pomodorini, preparato sempre in poco tempo con il metodo di cottura Magic Cooker. Grazie a tutti e a tutte per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate, ciao!